Buongiorno, buongiorno e ben svegliati, benvenuti a un'altra puntata di prima di tutto, siamo ovviamente in diretta da Teleponte, questa è una giornata abbastanza importante, abbiamo trascorso una notte abbastanza pesante perché... Ad Atri, come sapete dalle notizie di cronaca di ieri sera e eh, sui siti web di questa notte, c'è un eh, uomo di 47 anni che è barricato in casa dalle 17 di ieri pomeriggio e che tiene in eh, scacco le forze dell'ordine minacciando di togliersi la vita e di eh, sparare a chiunque si avvicini a casa con sé ha 10 fucili e una pistola semi-automatica. Vedremo nel corso di questa eh, puntata, di prima di tutto, come evolve la situazione, perché al momento non c'era nessuna novità rispetto alla situazione registrata eh, ieri sera e poi eh, vedremo di aggiornare. Prima di passare alla rassegna stampa dei locali in edicola oggi eh, eh, dei quotidiani abruzzesi in edicola, eh, vediamo quali sono le eh, previsioni del tempo. Ricordatevi che nella seconda parte di prima di tutto avremo come ospite di consuetudine ogni 15 giorni il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Ecco le previsioni del tempo con servizio curate da meteoteramo.it. Previsioni in Abruzzo. Al mattino nuvoloso sulle aree collinare e montane, moderatamente nuvoloso sulle aree litorane. Nel pomeriggio variabile sulle aree appenniniche, parzialmente nuvoloso sulle aree costiere. Tra sera e notte coperto per nubi alte stratificate con deboli piogge, specie sui rilievi. Temperature stazionarie massime comprese tra 16 e 19 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 21 e 24 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli o moderati sudorientali, mare quasi calmo o poco mosso. In Provincia di Teramo, al mattino nuvoloso sui settori collinari, variabile sui settori litoranei e montani, nel pomeriggio nuvoloso sui settori appenninici, moderatamente nuvoloso sui settori costieri, tra sera e notte coperto per nubi alte stratificate con deboli piogge, specie sui rilievi. Temperature stazionarie, massime comprese tra 19 e 22 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 20 e 23 gradi sulle coste, venti deboli o moderati orientali, mare quasi calmo poco mosso. La nostra rassegna stampa comincia dal quotidiano d'Abruzzo Il Centro che in prima pagina dà molto spazio alla notizia di ieri sera della sentenza emessa dai giudici della Corte d'Appello dell'Aquila sulla commissione grandi rischi ai componenti della commissione grandi rischi. Sentenza ribaltata dice Il Centro l'Aquila, la Corte d'Appello assolve sei imputati e ne condanna uno solo, una sentenza che come per la prima che era stata esattamente al contrario, cioè con la condanna dei componenti della commissione dei Grandi Rischi a sei anni di reclusione, farà molto discutere anche questa. L'apertura però del Quotidiano del Centro è sulla, eh, sul dramma di eh, Lorenzo Costantini. Ciao Lorenzo, ciao Campione. Non ce l'ha fatta il giovane calciatore di Lanciano negli Stati Uniti per combattere la malattia. La vicenda di questo, grande, eh, di questo talento del eh, Lanciano Calcio che è stato colpito dalla leucemia. E che addirittura ha commosso anche l'intero mondo del calcio e non solo, con una eh, corsa ad un aiuto, ad un sostegno concreto, con una colletta tra i giocatori e il mondo del calcio che ha visto partecipare anche grandi campioni delle squadre di Serie A nella, eh, nella campagna eh, di sostegno lanciata dal Pescarese Verratti. Eh, purtroppo non ha eh, aiutato Lorenzo che ieri mattina è morto a Filadelfia mentre si sottoponeva alle terapie per cercare di eh, combattere questo, questo male. Il centro ci dice anche che eh, negli ospedali dell'As di Teramo sono in arrivo quattro nuovi primari eh, e poi il centro, eh, centro-pagina con la cartolina con questa foto scattata nel buio ieri sera che ci dà la notizia di quanto sta accadendo ad Atri, barricato in casa con dieci fucili, minaccia il suicidio. Atri, l'uomo aveva litigato con i familiari. Diciamo, eh, cercheremo nel corso di questa puntata, di prima di tutto, di aggiornarvi sulla situazione in tempo reale. Il centro dedica due pagine della edizione regionale alla sentenza aquilana della Corte d'Appello che ha ribaltato la sentenza nei confronti dei componenti della Commissione Grandi Rischi. Grandi Rischi assolti sei ex componenti, due anni per l'Abruzzese e De Bernardinis della Protezione Civile. Poi tutti i commenti, lacrime, grida, vergogna, vergogna li avete uccisi, sono eh, le grida che sono state lanciate dai parenti di alcune delle vittime del Sisma del 2009 che erano presenti in aula all'Aquila. E poi i commenti delle parti ovviamente interessate. L'avvocato di Berlusconi Coppi che difendeva uno dei componenti della commissione Grandi Rischi ha commentato: dispiaciuti per i familiari. Il procuratore generale Como questa sentenza non è una sconfitta per la città, mentre le parti civili commentano: assurdo che vi sia un solo capro espiatorio. Ricordiamo eh, è stata molto discussa la, la sentenza del primo grado che condannò i componenti da grandi rischi a sei anni eh, per una riunione il 31 marzo del 2009 che secondo le accuse non fu abbastanza esaustiva sul reale rischio di un imminente terremoto dopo lo sciame sismico che si era eh, verificato all'Aquila eh, nel periodo antecedente, poi quella eh, tragica notte del 6 aprile del 2009 che portò eh, alla morte di 309 eh, persone nel, eh, nel capoluogo abruzzese per una scossa eh, tremenda di eh, terremoto. Andiamo alla pagina regionale dell'Abruzzo che eh, ehm, ci porta in prima pagina il dramma di Lorenzo Costantini. Ciao campione, Lorenzo non ce l'ha fatta, il giovane calciatore di Lanciano che era negli Stati Uniti per sottoporsi alla cura sperimentale contro la leucemia. Lorenzo Costantini aveva 20 anni, come vediamo anche qui eh, riportato dal centro con una foto di Tevez con una maglia dedicata. A Lorenzo, la gara di solidarietà in Abruzzo. In 12 giorni sono stati raccolti 450 mila euro per le cure negli Stati Uniti. La campagna era stata ribattezzata. Lorenzo, facci un gol. Purtroppo Lorenzo Costantini non ce l'ha fatta, è morto ieri mattina a Filadelfia negli Stati Uniti, dove era eh, ricoverato. Andiamo avanti con le pagine del centro per arrivare alla eh, cronaca di eh, Teramo. Che eh, ci parla dei concorsi in arrivo per coprire posti di quattro responsabili di unità operative complesse che eh, riguardano l'ospedale Mazzini, soprattutto, ma anche. La, il reparto di rianimazione a Giulianova. Eh, sono pronte le terne di nomi, cui, eh, tra cui Fagnano, il direttore generale dell'AS, dovrà scegliere per cardiochirurgia, oculistica e psichiatria del Mazzini e per la rianimazione di eh, Giulianova. Eh, soprattutto per quello che riguarda cardiochirurgia, c'è in pole position eh, un, eh, un medico che si chiama Marco De Osanio, che è il figlio di eh, Pino De Osanio, tra i fondatori del reparto di cardiochirurgia. Questo è un dettaglio di particolare come dire, affezione rispetto a quello che è il reparto di eccellenza che eh, Nel Mazzini opera da decine di anni e che è un fiore all'occhiello della sanità eh, locale. Vediamo eh, poi ancora della proposta di 5 milioni per bonificare la eh, discarica. Eh, Tancredi assieme agli altri parlamentari del nuovo centrodestra eh, in, hanno illustrato i contenuti degli emendamenti alla legge di stabilità presentati dal nuovo centrodestra per eh, l'Abruzzo. Andiamo a vedere eh, un attimo ancora la pagina di Teramo, fondi per il terremoto a Teramo, solo briciole. E PD accusa la giunta. Poi eh, Di Sabatino rassicura il presidente della provincia: gli stipendi non sono a rischio. Mentre tiene ancora a campo eh, la polemica sul eh, parasporto e gli impianti sportivi, e con l'attacco del Movimento 5 Stelle che attacca il eh, gestore. Andiamo avanti eh, sulle pagine ancora della cronaca di Teramo per arrivare alla pagina che riguarda la eh, notte di angoscia ad Atri. Atri barricato in casa con 10 fucili, si teme per l'uomo, meccanico di 47 anni, litiga con i familiari e minaccia il suicidio. Per ora i poliziotti e carabinieri cercano di eh, convincerlo. Noi su questa vicenda cerchiamo di eh, aggiornarvi appena eh, potremo per quanto riguarda la, ehm, la vicenda di Cronaca che tiene in apprezzione la eh, provincia di Teramo, ma soprattutto questa piccola comunità. Eh, tra Atri e Silvi, lungo la statale, dove eh, quest'uomo di 47 anni, un meccanico, ieri sera ha litigato con i familiari e intorno alle 17 si è portato in una eh, parte inferiore della casa colonica dove vive con i genitori e una sorella, eh, rinchiudendosi eh, e barricandosi all'interno, minacciando di togliersi la vita e di sparare a chiunque si avvicini all'abitazione. Non sono bastate. Più di 12 ore, anzi adesso siamo a eh, quasi 13 ore di, eh, di assedio, chiamiamolo così, a questa abitazione e il eh, problema è che tuttora non si riesce a convincere l'uomo a desistere dalla sua... Protesta. Noi sappiamo che in zona sono arrivati anche i reparti speciali della polizia che sono chiamati in questi casi a intervenire nel tentativo di evitare, soprattutto, che eh, l'uomo eh, compia dei gesti di autolesionismo eh, nei suoi confronti, ovviamente, e che eh, si possa eh, far male eh, minacciando, come fa fino adesso, di eh, mettere in atto. Scusate concretamente la minaccia di togliersi la vita. Io prima di vedere se riusciamo a perfezionare un collegamento con Atri per avere Qualche notizia dell'ultima ora su questa situazione, torno un attimo a vedere le pagine del centro per parlare della eh, soluzione urbanistica che il comune di Teramo eh, sta per avviare, come da tempo annunciato, che ieri il sindaco ha ribadito essere pronta, poi magari ne parleremo anche con lui nella seconda parte di prima di tutto quando sarà eh, nostro ospite. Il globo nell'ex Adone, sindaco e società accelerano l'iter, incontro in municipio eh, sul progetto che rientra nel piano di arretramento della stazione. Il Centro ci ricorda anche che questa mattina il Sindaco di Teramo incontrerà i tecnici dell'Enel per quanto riguarda il blackout che c'è stato venerdì e che ha rischiato ovviamente di danneggiare più del dovuto anche molte attività commerciali. Eh, su Teramo ancora perché c'è un'altra notizia di cronaca che riguarda la crisi e l'imprenditoria, un'altra sentenza di un giudice che assolve un altro industriale per non aver eh, assolto gli obblighi di legge per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, non paga l'IVA per la crisi, assolto un altro industriale. Il fatto non sussiste per il titolare di un'azienda che non ha versato 140.000 euro, l'uomo ha saldato creditori ed operai e deve riscuotere i crediti per 150.000 euro. Poi il doppio incidente sul lavoro di ieri pomeriggio a Torricella e a Guardia Romano, due operai precipitano dai ponteggi, il primo incidente a Torricella, l'altro a Guardia Romano. Entrambi non sono fortunatamente gravi. Andiamo avanti con le altre pagine della cronaca eh, del centro. Eh, ad Alba Adriatica la finanza sequestra l'anfetamina da discoteca. Denunciato anche un cinese che aveva 17 grammi di Ice Shabu. Da spacciare nei ocali anfetamina abbastanza potente. Albanese con 100 grammi di cocaina invece è stato arrestato alla stazione ferroviaria. Andiamo invece sulla pagina di Giulianova dove gli albergatori al comune chiedono un sito web per il turismo. Oggi l'incontro con l'assessore Guido Baldi. Il presidente Di Carlo chiede anche maggiore attenzione al problema dei rifiuti e al regolamento per la consulta. Invece per quanto riguarda Atri, Pineto, eh, Roseto e Silvi, la cronaca del centro ci porta al discorso del comune unico. Il sindaco di Atri, Astolfi, chiama Silvi e Pineto. Lunedì prossimo si svolgerà un incontro per ampliare l'integrazione amministrativa e parlare anche di unificazione. A Pescara poi, perché la Movida e, e i guai di cronaca... Che eh, si registrano attorno a questa, eh, a a a raccolgono l'attenzione della cronaca di Pescara del Centro di questa mattina. C'è l'indagine sulla gambizzazione di un quarantenne a, eh, nel quartiere Rancitelli. Pescara Violenta, spari c'è un sospettato, prova stub sul Rom che ha soccorso Rendine. Il quarantenne Gambizzato sa ma non parla. Episodio è soltanto, questo episodio è soltanto l'ultimo di una serie di altri avvenimenti di cronaca che si sono registrati a Pescara Vecchia. I ristoratori eh, dicono comunque che Pescara Vecchia non fa paura, il consorzio guidato eh, da Summa. Noi abbiamo investito nella sicurezza. Questa zona è come tante altre. Ovviamente anche su Pescara c'è un intervento di regolamento sulla movida da parte del comune. La Movida in centro leggiamo qui, chiuderà all'una, ordine pubblico e comune ha già annunciato il provvedimento per Piazza Buzzi e via Cesare e Battisti. Nel frattempo c'è stata anche una rapina in gioielleria a San Buceto, Marmenato, il titolare e il centro. Ce lo racconta qui in questa doppia pagina dedicata alla violenza nella Movida. All'Aquila invece dove il processo per la... Per le fotografie della ragazzina di 14 anni nuda su Facebook si è chiusa con un'assolazione per tutti i coetanei. Vediamo il titolo della, del centro in cronaca dell'Aquila sul Mona, il Tribunale di Minorenni ha emesso la sentenza, tutti prosciolti, la ragazzina senza veli era finita su Facebook e sui telefoni di mezza città. Per il giudice gli 11 amici non hanno colpe. Andiamo avanti con le pagine di cronaca a Chieti, il progetto bloccato salta la fusione tra le Camere di Commercio di Pescara e Chieti, tutto rinviato al 2015, il piano della svolta che doveva unire Chieti e Pescara non ha voti sufficienti per passare in Consiglio. Analoga progetto dovrebbe realizzarsi anche per quanto riguarda le altre due province e la fusione degli altri due enti camerali di Teramo e eh, dell'Aquila. Vediamo poi nella pagina di Lanciano il titolo di apertura è dedicato all'Aci genovese a giudizio. Il pubblico ministero non versò 203.000 euro alla Regione, la difesa soldi presi dalle banche, l'accusa di peculato nei confronti dell dell'Aci eh, della, di, di Lanciano. Maltratto Lanciano si fa intestare i beni eh, a processo, è eh, un'altra vicenda che riguarda appunto la cronaca lancianese. Andiamo avanti per passare allo sport. Per quanto riguarda la, eh, il calcio regionale, è un momento buono per Pescara e Lanciano, che hanno entrambe vinto, i titoli ovviamente sono dedicati a loro. Noi andiamo però a vedere cosa ci dice il centro questa mattina del Teramo. Donnarumma, Teramo, ce la giochiamo con tutti. In Lega Pro, l'attaccante in gol della vittoriosa trasferta di San Marino. Era importante spezzare il digiuno di successi ora sotto con la Reggiana. Ovviamente, il Teramo ha ritrovato un po' di morale, considerando che è riuscita a vincere dopo 42 giorni di astinenza nella difficile trasferta di San Marino in un orario tra l'altro anche inconsueto come quello della mattina alle 11 passiamo adesso invece al quotidiano il messaggero per vedere l'inserto abruzzese su quale titolo ha puntato questa mattina anche qui eh, vicenda del terremoto aquilano grandi rischi assolti gli scienziati l'aquila ribaltata in appello la sentenza di primo grado Due anni solo a De Bernardini, sin aula esplode la rabbia dei familiari delle vittime del terremoto al grido vergogna, vergogna. Il, il procuratore generale Como ha commentato qui sul messaggero, sono perplesso, aspetterò la motivazione. C'è una finestra di apertura anche dedicata al caso del povero Lorenzo Costantini che non ce l'ha fatta, addio al giovane eh, calciatore. A Pescara c'è l'allerta, ci dice il messaggero per l'emergenza frane, tante situazioni difficili, il Comune interviene. C'è un eh, titolo che riguarda anche Teramo in questa prima pagina, dopo Sisma, Pratica al Palo, vedremo l'accusa del eh, Partito Democratico per quanto riguarda la, eh, i fondi del Sisma per, la, per le pratiche di ristrutturazione che non sono state... Spese. Il messaggero ovviamente dedica grande spazio anche in questo caso con una pagina al processo della Commissione Grandi Rischi, sei assoluzioni e una condanna, la Corte d'Appello ribalta la sentenza di primo grado, anche in questo caso c'è un titolo dedicato alla rabbia dei parenti, non c'è giustizia, vergogna, gridano in aula, studenti in lacrime alla lettura del dispositivo, Centofanti dice 309 persone si sono suicidate. All'Aquila ancora per un articolo che guarda le tasse e un rapporto all'Unione Europea, Rolli dal 6 aprile, danno di sistema. C'è ancora aperto il la discussione dell'aquila sulla ricostruzione e su quelli che sono gli strasci come vediamo anche dal punto di vista penale perché riguarda il eh, tragico terremoto del 6 aprile del 2009. A Pescara, città in preallerta, frane, strade, fossi, Bardet, parte il piano di interventi. Il Comune si prepara per l'arrivo delle piogge, tante situazioni critiche. Ovviamente la pioggia fa paura come ha fatto paura seminando morte e distruzione anche nella Nord Italia. Andiamo avanti con le pagine della cronaca del messaggero. Eh, nella pagina di Chiedi dedicata alla provincia Lanciano Vastortona c'è l'articolo sul eh, dramma di Lorenzo che purtroppo non ce l'ha fatta, è morto a Filadelfia negli Stati Uniti, come dicevamo anche sugli altri giornali. Non ce l'ha fatta, addio a Lorenzo, giovane calciatore stroncato dalla leucemia, la ventenne promessa della società frentana. Arriviamo adesso alle pagine della cronaca di Teramo. Dove si parla delle pratiche del sisma, comune definito lumaca dalle opposizioni, in particolare il Partito Democratico e Teramo Cambia, che dicono che è stato evaso soltanto il 9% delle 600 pratiche pervenute. Per PD e Teramo Cambia, contro l'immobilismo della Giunta, fuori dalla ripartizione dei 15 milioni di euro per i fascicoli fermi. Poi c'è la cronaca di spalla sulla pagina di cronaca del termo del messaggero, dopo 45 giorni sbloccata la samma di Belisari era vittima dell'omicidio di Intermesoli, scoperta dalla finanza della nuova droga sintetica e doppio incidente sul lavoro nel Teramano, operai feriti. Andiamo avanti per leggere in provincia eh, che cosa succede sul messaggero, Tordino scatta la ricostruzione degli argini eh, Forcellese a Giulianova dice necessario il piano quinquennale della eh, sicurezza. Lo sport Gessa-Pescara è la mia partita, una gara che non vedevo l'ora di giocare in quella che ormai è diventata la mia città. I biancanzurri del Pescara non vanno benissimo, capisco la delusione, ma ci vuole pazienza. Poi c'è anche un articolo sul Lanciano per quanto riguarda invece il Teramo. Il titolo del messaggero è confortante: Teramo in meglio deve ancora venire. Donna Ruma dice a San Marino abbiamo messo in campo la cattiveria giusta. La Padura aggiunge, il nostro gruppo ha dimostrato di essere forte, ora sotto con la Reggiana, ovviamente ripetiamo, il momento è importante per quel che riguarda il calcio bianco-rosso. Andiamo adesso alla pagina degli altri sport per eh, parlare del basket del Roseto che è arrabbiata dopo la beffa e l'aggressione a Scafati eh, con una partita vinta all'ultimo canestro. Per soli due punti, con un canestro annullato che poteva dare quantomeno l'overtime eh, ai biancazzurri degli Sharks, si consola Roseto con Jackson. L'allenatore Trullo dice molto male nel primo tempo, ma ottima la rimonta. Ricordiamo che Roseto era sotto di 19 punti e che è stato autore di un, eh, di un grandissimo ultimo quarto in cui ha recuperato, ma non è riuscita, ovviamente, a vincere. Passiamo adesso eh, all'altro quotidiano in edicola oggi, eh, il quotidiano. La città, firmato da Alessandro Misson, anche la città fa la scelta di puntare sulla notizia di cronaca. Barricato con pistola e fucili, cacciatore di 47 anni minaccia i genitori e si chiude in taverna. A dati intervengono i in NOX. Come dicevamo l'aggiornamento di poco fa, continua la trattativa. supposto posto c'è il questore di termo Giovanni Febbo assieme al pubblico ministero Bruno Auriemma. Stanno cercando di convincere il meccanico di 47 anni a desistere dopo una notata fatta di urla e di minacce all'interno di questa taverna alla quale si accede da una sola ripida scalinata, la struttura ha anche una serie di finestre dalle quali l'uomo controlla la situazione, lo ricordiamo, è barricato con 10 fucili e una pistola semiautomatica e anche cacciatore e quindi da parte degli investigatori c'è anche il timore che in caso di utilizzo di queste armi possa anche essere preciso. Il mobiliarista finisce sull'astrico e denuncia l'avvocato infedele e la storiaccia, come la definisce la città, che poi approfondirà con una pagina, vedremo, questa notizia di cronaca che riporta anche degli incidenti sul lavoro feriti, due operai. La cartolina di centropagina, anche in questo caso, è dedicata all'assoluzione dei componenti della Commissione Grandi Rischi nel processo di appello. Poi la spending review a Teramo non esiste, è l'accusa del Partito Democratico che dice ridotte a 5 le aree dirigenziali in comune, ma i dirigenti restano sempre 8. Poi la notizia dello sgombero delle baracche dei Rom sul lungo fiume su cui c'era stata polemica in questi eh, giorni. Un, eh, un riferimento anche alla notizia di cronaca della badante che ha messo alla mondo un bambino privo di vita che è accusata di soppressione di cadavere e si cerca di capire se potrebbe aver ingerito farmaci per abortire. a Giulianova poi con il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in città alla Team e alla Diodoro Ecologia con questo nuovo servizio ci dice la città ci sarà un risparmio pari a 600 mila euro, il servizio partirà entro l'anno. Andiamo a vedere nelle pagine interne nella notizia del processo alla Commissione Grandi Rischi, la città ci dice scienziati assolti, condannata alla protezione civile. Ieri la sentenza del processo d'appello sul terremoto dell'Aquila. Ecco la storia in esclusiva della città che parla di un immobiliarista che denuncia l'avvocato infedele. L Imprenditore nei guai accusa un legale teramano l'operato del professionista alla base dei suoi problemi. Da un sinistro stradale, dice la città, l'immobiliarista si accorge che il legale non ha mai presentato richiesta per i danni. Scavando tra le carte, poi esplode il problema con i fornitori, i clienti che hanno comprato i suoi appartamenti e le ditte concorrenti. C'è un esposto all'ordine degli avvocati. Di Teramo, ma c'è anche un'indagine della Procura di Teramo che è condotta, come vediamo anche dalla fotografia, dal Pubblico Ministero. Laura Colica, barricato in taverna con pistole e fucili. cacciatori cacciatore, 47 anni, minaccia i genitori, poi si chiude in taverna. Ad altri, intervengono i in nox della polizia. Diciamo sono in attesa le scuole speciali di intervento, ovviamente si cerca di far prima desistere l'uomo per evitare che ci siano incidenti e che possano coinvolgere le persone. Potrebbe aver ingerito farmaci per abortire. L'altra notizia in primo piano di cronaca sul quotidiano La Città. Bimbo nato morto, la procura dispone l'esame tossicologico sulla badante rumena di 35 anni. Andiamo avanti con il, eh, La Città che ci dice che sull'influenza è scattata da ieri la campagna di vaccinazione della Asi Termo. Bambini, anziani e malati cronici da ieri gli anti sono disponibili gratis. Per una serie di categorie di persone alla ASI Teramo e anche presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera, di libera scelta. La spending review a Teramo non esiste, ancora eh, polemiche in comune, la revisione dirigenziale eh, è sotto la lente di ingrandimento delle opposizioni del Partito Democratico, le aree del comune diventano 5, ma i dirigenti dicono sono sempre 8 e costano come prima. Obiettivi raggiunti, democratici critici, con i tempi del Comune sempre in ritardo sul, piano, eh, sul PEG, che significa premi sempre al massimo. Ecco poi l'altra polemica, quella sulle pratiche del terremoto. Il consigliere Fabio Bartolini torna sulla questione delle pratiche per i danni e snocciola qualche numero: terremoto su 600 richieste di risarcimento, evase soltanto 54 pratiche. Poi la città ci dice che il sindaco Brucchi, che tra un po' sarà il nostro ospite qui a prima di tutto, ha convocato il conclave per il 22 e 23 di novembre. Si va in trasferta fino a Gualdo Tadino in Umbria per chiudersi in un in un conclave in cui il sindaco farà un po' il punto della situazione con la sua amministrazione, con la sua giunta soprattutto, ma anche con i consiglieri e anche i capi corrente. Tutti convocati, il sindaco Brucchi chiama i suoi a raccolta in Umbria, temi caldi, obiettivi di governo, termoambiente, ambiente, indennità, rimpasti o staffette in giunta e caos scuola. Bene, noi lasciamo qui il quotidiano la città perché prima di passare alla seconda parte di prima di tutto vogliamo provare a darvi un aggiornamento in tempo reale su quello che sta accadendo ad Atri dove ricordiamo c'è un uomo di 47 anni che è barricato in casa con fucili e che eh, minaccia di uccidersi e di, eh, e di eh, sparare a chiunque si avvicini. Volevo vedere un attimo dalla regia se siamo in grado di poter eh, perfezionare il eh, collegamento con il sindaco di Atri, Gabriele Astolfi, ma questa mattina oltre alla difficoltà di questa vicenda di cronaca c'è anche qualche difficoltà in più sulle linee telefoniche per collegarci con il primo cittadino che ha seguito in eh, prima persona, da vicinissimo, eh, questa vicenda già dal suo esplodere ieri sera intorno alle 17, quando l'uomo dopo aver litigato con i familiari si è chiuso al piano inferiore in una sorta di taverna bunker inaccessibile, molto difficile da raggiungere eh, lo stesso primo cittadino ha cercato appunto di eh, convincere l'uomo eh, a desistere da, sua, eh, da questo suo gesto eh, da squilibrato eh, non è riuscito fino adesso eh, l'opera di convincimento che è portata anche dal questore e dal magistrato che sono sul posto eh, ripetiamo in questo momento ci sono anche le squadre speciali che sono intervenute eh, in questa frazione montagnola tra, eh, nelle campagne tra Atri e Silvi per cercare di eh, intervenire ovviamente con intervento specializzato di grande professionalità per impedire che tutte le persone presenti, compreso il meccanico di 47 anni, anzi, soprattutto lui che eh, non, si faccia, non si faccia male perché sta minacciando da ieri anche di utilizzare le armi contro eh, se stesso. Eh, la sua eh, paura, come hanno riferito le cronache, i primi contatti ieri sera con le forze investigative eh, riferiscono di un uomo agitato perché eh, sa di essere. Eh, a rischio di trasferimento, anzi sicuro trasferimento in ospedale dopo questa vicenda, lui vuole evitare questo, ma non si conoscono al momento bene ancora i motivi che hanno scatenato eh, questo, eh, questo litigio. Bene, nel momento in cui cerchiamo di perfezionare magari questo eh, collegamento eh, con il sindaco, eh, collegamento telefonico, con il sindaco di Atri, Gabriele Astolfi, sperando di riuscirvi, io direi di passare un attimo la eh, linea eh, alla regia se siamo pronti per un break pubblicitario in modo da poterci organizzare in attesa di invitare e di accogliere in studio, qui a prima di tutto nella seconda parte del nostro appuntamento in diretta, il sindaco di Termo Maurizio Brucchi. Allora linea alla regia per uno stacco pubblicitario. Buongiorno, siamo con il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, siamo tornati all'appuntamento quindicinale con il primo cittadino, scorrevamo un po' i titoli eh, dei giornali di questa mattina, noi ricordiamo nel frattempo che stiamo cercando di superare le difficoltà della linea telefonica per riuscire a contattare il sindaco di Atri, Gabriele Astolfi, per un aggiornamento sulla vicenda dell'uomo di 47 anni che è barricato in casa ad Atri da ieri sera alle eh, 17, un ruolo difficile anche questo dei sindaci perché in questo caso siete anche... Eh, Bruchia autorità, eh, autorità sanitaria sul posto e quindi in questi casi soprattutto quando si tratta di essere non soltanto perché dovreste eventualmente adottare i provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio, ma soprattutto perché avete dei concittadini coinvolti infatti che potrebbero male anche loro stessi e usate un po' tutta la diplomazia no? per cercare di intervenire in una trattativa del genere. Però non c'è dubbio che insomma anche fra i, nei, fra i ruoli del sindaco c'è questo, quindi capisco anche il sindaco Astolfi in questo momento che deve gestire credo che ci sia in linea il sindaco Astolfi da adesso vediamo se ci riusciamo dalla regia Devono ci fanno segno eh, pronto? sindaco Astolfi buongiorno no purtroppo è come dicevamo questa mattina è molto difficile diciamo voi dicevo quindi sì certo anche questo compito come autorità sanitaria locale ma comunque come responsabile del territorio e quindi anche in una situazione di, del, del genere purtroppo insomma, il ruolo del sindaco è sempre molto difficile ma eh, sono certo che insomma, il Sindaco Astolfi per quello che potrà fare che saranno le sue competenze, perché poi in situazioni del genere è sempre difficile muoversi, è sempre difficile decidere cosa fare, però insomma poi c'è l'appoggio delle forze dell'ordine, insomma io credo che... Speriamo che tutto si risolva nel migliore dei modi. Insomma, senza... sindaco, ieri ci hai dato la notizia che hai convocato il conclave per il 22 e 23 di novembre. Eh, qualcuno dirà eh, forse c'è qualcosa da dire, è un conclave anche di, di prassi. Come ma, guardi, abituati, siamo stati abituati anche in passato, però stavolta qualcosa un po' di più su cui discutere probabilmente c'è sul tavolo con la tua guardi, io aggiunta. Ho notato negli ultimi questi mesi che da parte dell'opposizione, ma da parte un po' di tutti c'è la volontà di voler vedere, e non parlo di lei ovviamente, di voler vedere le cose, le, le, diciamo, eh, cose negative anche quando non ci sono. I, il conclave è una caratteristica di questa di questa classe dirigente, a partire da Gianni Chiodi con Maurizio Brucchi, Gianni Chiodi in Regione, Maurizio Brucchi in Comune. Pronto. Siamo partiti eh, diciamo, con una, nu una nuova avventura eh, che... Sindaco, eh, iniziata... sì, ti interrompo no, prego, perché prego, prego, prego. forse ce la facciamo e ora allora approfittiamo subito. Sindaco Astolfi mi sente? Sì, la sento benissimo, buongiorno. Buongiorno, abbiamo ritorno un po' male in studio. Eh, dicevamo allora di questa purtroppo drammatica vicenda che vi tiene impegnati da ieri sera alle 17. Buongiorno anche al sindaco Brucchi e al mio amico Ciao Gabriele, buongiorno. Dicevamo Sindaco è stato impegnato fino a notte tarda in questa, chiamiamola così, trattativa drammatica con questo meccanico di 47 anni, il suo concittadino che ha. Eh, da ieri sta minacciando di togliersi la vita ma anche e soprattutto di eh, utilizzare quelle armi pericolosissime che ha con sé ci può aggiornare un attimo su quella che è la situazione al momento? Guardi al momento la situazione è in una fase di stallo sono arrivato anche in ox eh, perché purtroppo il signore l'uomo che io poi conosco personalmente si è barricato in casa da ieri pomeriggio eh, sembrava insomma volesse a un certo punto arrendersi ma poi insomma l'estrazione si sta, sta prolungando più del dovuto non ci sono pericoli per altre persone lui si è barricato in una cantina insomma in una specie di cantina che sembrerebbe creata d'arte perché insomma è un vero e proprio bunker ha delle armi e purtroppo c'è il pericolo insomma, che possa attentare la sua vita quindi insomma prima di fare un'eruzione immagino che insomma, i poliziotti che sono lì sul Sindaco Astonfi lei ci ha parlato purtroppo, con questo uomo per, per, per farla arrendere. Il sindaco è riuscito a parlare lei con questo uomo che è chiuso lì dentro? No, no, purtroppo no, perché quando sono stato informato di ma ieri pomeriggio, quando sono rientrato sono stato informato del, dell'accaduto, purtroppo c'era già un cordone, io ho poi parlato anche con c'era il prefetto che era sul luogo, quando, insomma c'erano anche i magistrati, insomma c'erano di polizia, le lei comunque lo, lo, conosce, lo conosce? Non c'erano fino adesso delle, so, delle avvisaglie? Noi non lo conoscete come una persona capace di eh, gesti squilibrati, ma assolutamente no. una persona tranquillissima, una bellissima persona, un meccanico della famiglia, una famiglia tranquilla, di gente umile. Lavoratrice, eh, no, più che altro aveva qualche problema di depressione. Questo sì, da quello che. Mi, Sapeva, era anche in cura, ma insomma non aveva credo mai dato segni eh, come dire, così evidenti, soprattutto così, eh, così forti, così eclatanti. Ecco questo è un po' particolare eh, sul quale probabilmente poi si approfondirà perché ci sarà anche polemica sul fatto che è vero che non ha dato avvisare di questo tipo perché sarebbe un po' paradossale considerato che lui è anche un detentore di regolare porto d'armi eh, come cacciatore avere la disponibilità in casa di 10 fucili di tutta questa armeria praticamente questo sta rendendo ancora più difficile e drammatica la situazione di questo uomo Sindaco lei tornerà sul posto tra un po' sulla, in questa zona di campagna incontrata Montagnola? Credo che fra novezzaretto cioè, si la già è anche vicino a casa mia, quindi insomma non, non ce sono andato questa notte tardissima, anche perché i Nox siamo arrivati circa intorno diciamo, alle 4, 3 e mezza 4. Quasi da mezz'ora credo che sarò ancora sul posto, a quel tempo di, di darmi come dire, una rinfrescata perché una lunga notte per cui. Sindaco, allora noi ci aggiorneremo in, nel corso della mattinata, cercheremo di capire qual è l'evolvere della vicenda. Eh, ripeto, sappiamo che stanno, si sta privilegiando la trattativa, grazie, Sindaco: si sta privilegiando la trattativa per evitare ovviamente eh, atti o gesti di forza che possano compromettere l'incomunità un po' di tutti, soprattutto della persona che è barricata in casa. Sindaco, parlavamo del conclave. Eh, sì, no, dicevo, qualcuno, quindi, sì eh, dicevo, è curioso di sapere comunque quali sono gli certo, argomenti sul ma tavolo Ma i temi saranno tutti a 360 gradi. Faremo un ordine del giorno come abbiamo fatto ogni anno, dove sicuramente ci sarà il futuro della Terra Ambiente, ci saranno altri temi e discuteremo come abbiamo sempre fatto, parleremo di tutto. Ma guardi che la forza di questa maggioranza è stato proprio questo negli anni: quello di comunque confrontarsi anche a volte su temi poco piacevoli o comunque su difficoltà. Quindi non c'è nessun problema, nessuno è sotto accusa, sotto processo, eh, la giunta è appena partita. E quindi avrà modo di dimostrare la sua capacità e poi ci sarà comunque, ma non adesso, non è oggetto di questo conclave, ci sarà comunque la verifica di giunta come abbiamo fatto. Vede, dicevo che in questo momento c'è la volontà da parte di qualcuno di voler dipingere che va tutto male, no, assolutamente non è vero e lo dimostreremo presto con i fatti, voglio dire. Stiamo amministrando in un momento di difficoltà che non è solo una difficoltà del Comunitera, ma è una difficoltà di questo nostro governo, altrimenti non si capisce come Renzi deve alzare la voce. E nei confronti dell'Europa dell per far rispettare quella che è un'attività del governo, ha difficoltà la regione Abruzzo e ne parlavo proprio l'altro giorno con il presidente D'Alfonso. Ha difficoltà il Comuniteremo, di poi che ci sia un'opposizione che faccia strumentalizzazione oggi sulla spendita dei dirigenti. Ma allora mi, di, eh, perché il centrosinistra non ci dà, visto che è così bravo, la ricetta? Io sono pronto ad un confronto carte alla mano per dimostrare che noi dirigenti non gli abbiamo mai dato il massimo dei premi, mai da quando ci siamo noi, che ridurremo i premi, che ridurremo il numero di dirigenti ma quando andranno in pensione, a meno che eh, Gian Guido d'Alberto, che comincia ad essere anche lui strumentale, non mi vuole dire che devo mandare a casa qualche dirigente perché questo non è possibile un problema. Voi avete ridotto le aree perché avete individuato 5 eh, macro aree, chiamiamola così, in regione, in, in comune, però eh, il PD dice, i dirigenti sono rimasti sempre 8 e quindi... I dirigenti, lo i, I dirigenti non sono 8, bensì sono 7, quindi non sanno nemmeno fare i conti. E, e da 7 diventeranno 5 nel momento in cui e Lucio Di Timotio e la tutoressa Di Gesualda andranno in pensione. Non è interesse di questo ente fare nuovi concorsi, cosa che potremmo tranquillamente fare, perché vorrei ricordare a Gian D'Alberto che siamo rientrati sotto la percentuale dell'incidenza della spesa del personale sulla spesa dell'ente sotto il 25%, che è il limite messo da Renzi per poter fare assunzioni. Noi siamo al di sotto, quindi grande bugia, del centrosinistra, ma oramai noi ci siamo abituati, credo che ci sono abituati anche i cittadini di Ramani, che in più di un'occasione gli hanno dimostrato che con le bugie non si va avanti perché hanno le gambe corte. Quindi noi ridurremo da 7 a 5, non possiamo mandare a casa nessuno, a meno che Renzi con qualche, con qualche sua norma, che sta cercando di fare, devo dire. Il Premier Renzi, ma non ci riesce perché la casta dei dirigenti, soprattutto quelli del, dei ministeri, non glielo permettono. Ridurremo la quota variabile dell'indennità dei dirigenti da qui al 31 dicembre e lo porteremo in bilancio a febbraio, così dimostreremo con i fatti la strumentalità del centrosinistra, così come sul terremoto. Vede? Bisogna essere seri e bisogna dire le cose come stanno. Allora, io sto ancora aspettando che il comune di Montorio, comune di centrosinistra, governato sempre dal centrosinistra, chiuda questa querela del bando per cui noi possiamo mandare così come è stato stabilito a livello nazionale, a livello regionale, i nostri progetti da Teramo a Montorio. Perché qualcuno ci ha detto che i progetti. Per, che devono completare l'Iter, quelli che l'hanno completato noi li abbiamo liquidati. Quelli che devono completare l'Iter devono andare a Montorio, che è centro di riferimento per il comune, nel cratere e fuori cratere. È vero, io non avrò partecipato all'ultima riunione, ma sanno bene i sindaci di centro-sinistra, lo sa bene il sindaco di Crognaleto, che noi facciamo le riunioni a Teramo prima per il comitato che si è costituito al di fuori del cratere e poi quando andiamo lì la ripartizione dovrebbe, dico dovrebbe. Essere già stata stabilita, invece, poi accadono delle cose sulle quali avremo modo di parlarne in futuro quando si va a fossa. Allora, quello che voglio dire è qual è? Sicuramente noi non diciamo che sul terremoto non siamo in ritardo, sul terremoto siamo in ritardo, ma per problemi oggettivi, non per cattiva volontà di questo ente, perché siamo in ritardo noi, sono in ritardo i comuni nel Cratere, c'è una difficoltà di fondi, i fondi ha fatto bene il governo che adesso ha stabilito che se spendi ti arrivano nuovi fondi, se non spendi non ti arrivano i fondi. Ma ripeto, noi stiamo aspettando che ancora il sindaco di Montorio sciolga il nodo di fare questa benedetta commissione formata da un ingegnere, due ingegneri, tre ingegneri, come vuole il sindaco di Montorio, che andrà a valutare i progetti, i 1500 progetti ancora eh, fermi, dei comuni fuori cratere, quindi questa è la realtà, non si possono raccontare le frottole e cercare di fare, e ritorno al discorso di prima, perché oramai devo dire che sono anche abbastanza stanco di questo atteggiamento, è ora di dire basta. Da tempo oramai profilando un attacco quotidiano su quella che è l'attività dell'amministrazione che sta facendo cose positive, cose buone in un momento difficilissimo. D'altra parte, e chiudo, dall'opposizione non arriva mai una sola proposta operativa, non ne arriva una, è solo attività di strumentalizzazione, di bugie, di falsità e di stancheggio, e quindi a questa. A questa attività è ora di dire basta e lo farò nei prossimi giorni carti alla mano perché vi porterò quello che ho detto con i documenti. Allora grazie per questa parentesi come dire, di comizio eh elettorale. Era... Ricordiamo che questa è una platea della quale noi, ci confrontiamo. Era colmo, noi, ci, confrontiamo, noi ci confrontiamo con i telespettatori, con la città e i suoi dubbio. cittadini. Siamo la politica a posto. la facciamo nelle aule eh, del Consiglio Comunale. Eh, eh, però nella poi legge, legge la stampa quindi eh, so, giornali, legge anche gli articoli sono sono sempre, di politica sono eh, sempre, eh, certo. sono sempre, però noi leggiamo Mi anche invita. i messaggi dei nostri telespettatori che possono, possiamo cominciare a leggere il sindaco del 2013 ho pagato di tari 349 euro più 48 per il eh, governo adesso 35 351 dove la riduzione all'ufficio TIA dice che è giusta Guardi, non è, ripeto non è possibile se lei viene nel mio ufficio io le dimostro che c'è che, che un errore sicuramente perché c'è stata una riduzione per tutti, che può andare da un minimo di 5 ad un massimo di 20, ma c'è stata riduzione per tutti. Per cui c'è qualcosa nel suo conteggio che non fa. Siccome ci sono almeno 100 cartelle sbagliate, almeno 100, quindi se lei mi fa la gentilezza di passare nel mio ufficio, sarò io stesso ad occuparmi del suo caso. Andiamo avanti. Arrivata dagli uffici competenti, la tanto attesa relazione sul semaforo di via Cona a dirla tutta non abbiamo capito cosa debbano relazionare visto che per l'installazione dello stesso esiste una delibera comunale del 1997 Guarda, orria, sapendo che venivo qui oggi e sapendo che lei mi avrebbe fatto nuovamente questo... Sindaco adesso comincia a prepararsi su queste cose no, voglio dire ho eh, diciamo, chiamato l'ingegner Manetta eh, ieri e abbiamo parlato di questo discorso del semaforo ora io capisco e vorrei anche eh, capire Qual è diciamo, poi questa, tanta, questa attenzione così alta su questo benetto semaforo? Però ritengo che in settimana, mi diceva il Manetta, il problema lo riusciamo a risolvere, quantomeno modificando alcune situazioni. Ripeto, il, non lo dico io, mi ribadisco il codice della strada, dice che fra due rotonde, io non sono un tecnico, tra due rotonde un semaforo crea, fa da tappo e questo diciamo, codice della strada della mano sembrerebbe essere vero. Però ripeto, sapendo di venire qui oggi ho nuovamente convocato Manetta per si... cercare di vedere se si Con può Con l'ufficio tecnico. Ma quando verrà rimosso l'amianto presente in Villa Comunale? Sindaco, lei ne ha conoscenza da tempo, ma fa finta di niente. No, ma guardi, non è vero che faccio finta di niente perché ho ehm, eh, fatto l'altra volta, ho mh, messo in evidenza a, al progettista e all'impresa che sta lavorando ancora alla Villa Comunale perché la i lavori non sono finiti la presenza di eh, questo amianto e quindi adesso eh, nella fase di utilizzo del ribasso insomma, per completare interverremo anche su questo, su questo aspetto però i lavori della vita non sono ancora terminati sono in fase finale ma non sono ancora terminati ma eh, sia il progettista che l'impresa ne sono a conoscenza buongiorno sindaco non mi sembra che stiamo giocando un po' troppo con la vita dei bambini lei ce li farebbe salire i suoi figli su quelli di scolabus Sa fare solo promesse, è ora di passare ai fatti. Questa è una guardi, vicenda dite, molto spinosa. Io, io devo dire che di mio figlio l'ho mandato sempre a scuola senza preoccuparmi più di tanto se gli, gli asili o le scuole fossero, avessero o meno tutti i requisiti previsti dalla legge, considerando che abbiamo 55 pressi, quindi e manderei mio figlio in quei pulmini assolutamente, senza nessun problema. Il discorso dei pulmini è semplice. Abbiamo stiamo per mh, fare una gestione di ufficio. Io non ce li manderei, eh io sì, sarò diverso da lei. Probabilmente, io ce li manderei. Lei no, però, quindi voglio dire, assolutamente sì. Boh, insomma, <ride> Proprio ognuno... per capire che c'è gente comunque preoccupata. Eh, ma, ma, non ma io capisco, sono sì, all'ordine del giorno. No, la, domanda era, la domanda era precisa. Allora, eh, mo, vogliamo parlare all'ordine dell'ordine. vogliamo fare un'analisi degli incidenti accaduti. Si è rotto un mezzo. Quanti mezzi sulla Teramo Roma si rompono dell'ARPA e i cittadini sono invitati a scendere e poi arriva il mezzo che sostituisce? Tantissimi, però non fanno notizia. Dipende dall'incidente. a Però mezzo. non fanno notizia. Eh, allora, di, di rotture di mezzi in quest'ultimo anno è successo una volta soltanto, ho fatto una verifica, in tutti gli anni di Frato Arcangeli quattro volte c'è stato, in tutti gli anni che fa quattro volte si è rotto il mezzo. Quindi però voglio dire, con questo non dico che, che questo appalto diciamo è, è come dire no? è il massimo del, il del assolutamente, con anche perché io insomma, ho detto in più di un'occasione, e l'ho detto anche qualche settimana fa, che eh, mh, bisogna cambiare registro, stiamo per preparare una gara, nella gara andrà in pubblicazione nei prossimi giorni nella gara è previsto che i mezzi devono avere come data di prima immatricolazione il 2000 prima immatricolazione, perché sai che succede in Italia? che un mezzo può avere anche più di un un'immatricolazione assolutamente, il Frat Arcangeli ce n'ha tantissimi Frat Arcangeli ma chi che sia Nel ma sicuramente anche Frat Arcangeli loro, però, però voglio dire, però voglio dire mh, eh, quindi. come prima immatricolazione del 2000 quindi, sarebbero 14 anni però in mezzo certo, noi siamo stati eh, diciamo, abbiamo fatto questa proroga fino al 23 dicembre a quest'estate perché di dopo l'elezione eravamo indecisi, lo dico chiaramente, eravamo indecisi se mantenere questo servizio o invece se dare il contributo, così come fanno tanti comuni in Italia e quindi diciamo, non fare più il trasporto, alla fine dopo aver sentito le famiglie, aver ascoltato sul fatto che le famiglie comunque… Tengono a questo servizio perché lo ritengono importante e necessario. Abbiamo deciso di fare il trasporto. E a quel punto non avevamo nessun'altra scelta che fare una proroga. Adesso stiamo, la gara è quasi pronta. Il dirigente la sta preparando. Uno degli aspetti fondamentali è quello che ho detto, e quindi vedremo e speriamo che, e non mi riferisco ai cittadini. Che tutto questo clamore che, sia, che è stato fatto no, diciamo, non, non, non funga sì, permetta, da deterrente. Poi lasciamo l'argomento scolabus, ma lei è in grado di dimostrare il controllo del comune su questa, Assolutamente su questa sì. vicenda? Assolutamente sì. Carte alla mano. Negli anni, l'ufficio, in particolare la dottoressa Marananni, ma tutto l'ufficio, ha sanzionato eh, per diverse decine di mila euro Fratarcangeli, sono stati fatti i controlli. Eh, specifici eh, tenga presente che nel momento in cui sono arrivati i pulmini abbiamo controllato che avessero già quest'anno come gli altri anni tutte le carte e anche per quel pulmino famoso che è qui stata fatta la revisione, aveva la revisione della motorizzazione di Frosinone certo, allora, due delle due ovviamente vi dovete fermare alla documentazione Beh, non, è che siamo, documenta non è che noi siamo certo, la, 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 la Digos o siamo, infatti la, per questo c'è un'indagine della polizia Ma stradale ben venga l'indagine della polizia stradale ben venga il fatto che la polizia stradale fa i controlli che ferma i Pulmini, detta Frat Arcangeli, che sanziona Frat Arcangeli, perché la sanzione del, del, della polizia segue la sanzione del comune. Quindi, nessuno sconto a Frat Arcangeli, perché qua non deve passare il messaggio. Io, Fratarcangeli, nella mia vita amministrativa, da sindaco l'avrò visto due volte. Quindi, voglio dire, e la terza volta l'ho chiamato per la settimana scorsa per dire che doveva stati i Pulmini. Non ho parlato con lui, ho parlato perché? con la signora Cocco, che credo che sia poi di fatto la responsabile. Quindi, quello che voglio dire. La storia dei Pulmini finirà, speriamo, il 23 dicembre. Ci sarà un nuovo uh, affidatario del, 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 eh, dell'appalto sì. che ci permetterà almeno di scavallare questo anno per poi eh, eh, diciamo, avere invece una, un, un servizio per i prossimi anni perché riteniamo che questo servizio sia sicuramente. Sono una polemica importante. su Cicovalazione Ragusa, si rischia, dice il nostro telespettatore, di essere investiti tutti i giorni. Ma un marciapiede? No, signora Guardi. Marciapiedi ce li dovremo dimenticare per i prossimi anni, potremmo fare a malapena i percorsi pedonali protetti, cioè potremmo fare i percorsi segnati a terra con dei dissuasori. Insomma, io credo che, che forse, quando io ho detto che voglio invitare i cittadini, chi ha voglia di a venire a passare una giornata col sindaco lo dico davvero e credo che ne darò seguito a quello che dico, perché magari così, soprattutto quelli un po' più, come dire, un po' più animosi, aggressivi, eh, ma non aggressivi, animosi, perché i cittadini cioè non sono aggressivi, eh, così magari si rendono conto effettivamente di cosa significa ministero. Non è possibile fare i marciapiedi in circonvallazione Ragusa, eh, i marciapiedi passerà del tempo. L'altro giorno, andando in giro per la, la provincia di Teramo, mi sono reso conto che in quasi nessuna città ter del territorio teramano c'è un cantiere aperto. Cioè facevo riferimento al fatto che a Teramo tutto sommato un po' di cantieri si vedono e lo notano anche eh, diciamo, cittadini di, di, di italiani che vengono a Teramo per altri motivi, uno mi è, mi è successo la settimana scorsa, grazie a questi fondi europei, a questi fondi PISU. In altre città questo non avviene perché c'è davvero una crisi degli enti pazzesca. La cosa che mi sorprende un po' è che ho visto ieri un articolo che poi Lanci spende oltre 4 milioni di euro per il mantenimento della struttura. Questo mi sembra un po' che stride un po' con... Io questo l'ho scoperto l'altro giorno che stride un po' con con la crisi che stiamo attraversando. Purtroppo i mafiosi non, non ci potranno essere. Lei mi, dà la, mi dà la possibilità di chiedere anche un'altra cosa. È vero che i cantieri si aprono e teniamo i cantieri aperti, ma poi la crisi potrebbe anche rischiare di far rimanere aperti molto a lungo i cantieri. Ma sì, ma ma L'occasione perché... è per spiegare anche che cosa succede a Piazza Garibaldi, perché ha visto anche ieri un servizio, c'è cioè la protesta dei negozianti che hanno le vetrine chiuse, rese non visibili, poco visibili almeno, dalle recensioni dei cantieri del sottopasso, a che punto siamo a Piazza Garibaldi? No, A Piazza di Garibaldi siamo più, meno, siamo più o meno alla fine, eh, diciamo tra dicembre e gennaio il cantiere termina, però vedi oggi un cantiere, una volta che inizia, poi le, le imprese se tu non paghi il, il, a loro il SAL, loro non riescono ad andare avanti, perché non tutte le imprese hanno la forza di poter impostare le risorse per poter portare avanti il cantiere. E le dico una per tutte: noi abbiamo tolto l'amianto in tutte le scuole, adesso i lavori della palestra San Giuseppe sono fermi e termineranno per Natale, durante il periodo natalizio, perché? Perché il ministero non ci manda i soldi, noi senza soldi del ministero non riusciamo a pagare il saldo all'impresa e l'impresa non ha la forza di andare avanti. Noi siamo bloccati nel pagare i salari, anche quando abbiamo i soldi perché c'è il patto di stabilità. Allora capisce che un cantiere che po potrebbe durare fisiologicamente sei mesi, magari dura un anno, per questi motivi. Perché purtroppo ci sono lacci e laccioli, dalle quali non ci, liberiamo, non ci liberiamo. Renzi adesso ha dichiarato che allenterà il patto di stabilità. Stamattina a Bruxelles c'è una conferenza stampa con, i sindaci, con alcuni sindaci del centro-destra italiano, eh, con il nostro Fraiani, per per parlare di poc'è se non allendo il patto di stabilità noi siamo legati a dei laccellaccioli per cui non siamo in grado di pagare secondo i termini stabiliti dal governo le imprese e le imprese non ce la fanno la sciopera adesso in particolare l'ipogeo che ha invece anche qualche altro problema di altra natura, ma per tanti cantieri è così cioè, allora bisogna conoscere le dinamiche, non è, ci, ci mancherebbe qual è il problema? Io no, Maurizio Brucchi che voglio dire, credo di aver dimostrato la sua, eh, come dire, quando meno la presenza nei cantieri non dico la capacità, non avrebbe piacere che un cantiere iniziasse e finisse nei tempi contrattuali. Su ma ci mancherebbe? Da, ma sarei che sono masochista Sulla data è notorio che lei sulle date eh, vabbè, non, ma questo, non ci coglie. Questo porta bene sul Teatro Comunale, la data del 13, cioè dopodomani dovrebbe essere. Abbiamo terminato i lavori nei tempi utili. I lavori prescritti dal, dai Vigili del Fuoco sono terminati da qualche giorno. Stamattina c'è la commissione. Insomma, io sono tranquillo e sereno, che andrà tutto bene, i lavori che ci avevano chiesto li abbiamo fatti, quindi la data del 13... i lavori sono finiti, quindi questa volta abbiamo rispettato la data, abbiamo detto che i lavori sarebbero terminati prima del 13 e sono terminati. Stamattina c'è la Commissione Pubblico Spettacolo e vediamo. Insomma. Abbiamo fatto il nostro dovere. Andiamo avanti con i messaggi. Da residente le chiedo di asfaltare via Savini, non se ne può più, grazie. Anche questa è una... Anche avete preso una decisione? Battaglia su... di retroguardia del centro-sinistra, in particolare Asfal di Verna. Asfalto o San Pietrini? Ma guardi, allora, lì il discorso è semplice. Se qualcuno mi viene a fare il discorso di storicità di via Savini, credo che davvero sfiora il ridicolo. A piazza eh, allora a circonvallazione eh, Spalato c'è l'asfalto, a Piazza del Carmine c'è l'asfalto, alla parte alta di via Savini c'è l'asfalto, alla Vietta di comunicazione con eh, che non mi ricordo come si chiama, al, mh, che va verso Concorso il corso c'è l'asfalto. Quindi di San Pietrini sarebbe restato soltanto quel pezzo. O oh, poi San Pietrini non sono, un, diciamo, né uno storico, eh, ma non mi sembra. Che sia un cioè, materiale. Non, è un tipo di pietra che può essere messo o tolto in qualsiasi momento. Quindi Verna ovviamente fa battaglia di retroguardia, ma tanto a questo ci ha abituato in questi dieci anni di opposizione che oramai ha contraddistinto la tua attività quindi politica. Quindi ci avete fatto capire che faremo la nostra. No, no, guarda, stiamo aspettando. Molto, si era visto che si, che si è montata tutta questa polemica d'arte, so che ieri si è riunito il comitato di quartiere e quindi aspettiamo con serenità cosa ci dicono i cittadini di quel territorio. Quindi sceglieranno loro saranno loro a scegliere, se loro ci diranno che vogliono l'asfalto noi faremo l'asfalto, se ci diranno che vogliono i San, Pietrini, faremo i San Pietrini lasceremo i San Pietrini e faremo la manutenzione. Ecco a proposito quello... di, di cantieri, sindaco, buongiorno, che tempi ci dà per le rotonde del Tribunale via Fonte Regina, Promenade e via Pannella Po? Sono uh, queste quelle che servono con urgenza, non quelle di Varano. Grazie Ale. Ma vedi, quella, quella di Varano è una rotonda prevista dei fondi Piru. È una rotonda che non prevede soltanto i lavori lì, ma anche i lavori su Contrada Casalena e in connessione con, con l'atterrato alto. È una delle rotonde utili, perché lì ci sono stati diversi incidenti e sicuramente non, non serve a me la rotonda di Varano, se è questo che lei voleva in qualche modo significare. Invece le altre rotonde sono tutte nel percorso amministrativo, alcune andranno in gara nelle prossime settimane, mi riferisco alla rotonda di Via Fontereggina, alla rotonda... Eh, del, davanti al Tribunale e quelle del Promenati invece sono leggermente in ritardo perché lì l'appalto di 1.100.000 euro di fondi regionali eh, sono stati affidati alla Proger di Pescara, quindi diciamo che eh, eh, questo è diciamo, un, un discorso vecchio, la regione affida i fondi a, diciamo, a questa società, poi questa società deve fare i lavori per il Comune di Teramo, quindi arriveranno anche quelli, quindi tutte le rotonde, Noi, il nostro progetto Teramo Traffico Zero nel giro di un paio d'anni lo avremo completato e a Teramo non avrà più un semaforo se non quello della, di Via Flaiani perché lì il discorso è un po' più complesso, insomma ci vuole una progettazione un po' più articolata po più e fondi dedicati. L'unico semaforo che resterà sarà quello. L'area archeologica della Cona accanto al deposito ARPA è chiusa da anni e è stato di abbandono. Perché non valutare la riconsegna alla sovrintendenza se non si hanno le possibilità di gestirla? Guardi, ne abbiamo parlato tante volte anche con la sovrintendenza e la sovrintendenza non è assolutamente in grado neanche loro di gestire, anzi eh, diciamo che adesso appena saranno terminati i lavori anche dell'area della, dell archeologica col tempietto lì in prossimità dell'8-0 dovremmo gestire anche quella. Anche qui la difficoltà di gestione degli enti sono abbastanza come dire, note e soprattutto di, di, di strutture importanti come quelle. Non lo so, stiamo, stiamo, ci stiamo lavorando, stiamo pensando una qualche. Abbiamo proposto anche una qualche gestione a qualche privato che hanno delle attività lì, eh, delle attività di ristorazione. Di poter gestire quell'area, però ripeto, anche, anche le attività private sono in difficoltà, per cui non è facile. Buongiorno, signor Sindaco, le volevo chiedere come mai da circa 15 giorni i lavori al campo dell'acqua viva per il sintetico sono fermi. Lei sa eh, quando riprenderanno? Hanno cambiato la caldaia allo stadio vecchio, manca l'acqua calda e i ragazzi fanno la doccia fredda o a casa. Ma Infine, le non luci non... del comunale sembrano un albero di Natale: si accendono e si spengono, si può lavorare in questo modo? Grazie. Guardi, adesso mi dice di problematiche, allora, sul, perché sono fermi da 15 giorni? Non lo so, ma mi informerò questa mattina. Eh, non lo so, insomma sicuramente l'assessore. Questo è un gioco. problema comune anche agli impianti sportivi perché anche ieri gli impianti sportivi eh, cittadini erano senza acqua calda quindi i giocatori ma guarda, che hanno non, fatto gli allenamenti non hanno più allenato. Questo è un po' Tanti problemi sono, alcuni, alcuni problemi sono legati eh, alla, a quello che è accaduto al blackout dell'altro giorno. Eh, tant'è che per esempio la galleria dell'8.0 subito dopo l'innesto da Porta Romana è spenta da diversi giorni ho chiamato l'ANAS e mi ha detto che il problema è il problema della centralina eh, che è saltata a causa di quel blackout ora io ripeto sul campo del condono oggi Perché ma Piazza Marti che... da due giorni ha dei problemi di no, no, illuminazione avvo... completamente sì, 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 spenta però da ieri sera Piazza Marti nel sole abbiamo fatto intervenire eh, l'illuminazione è stata ripristinata però insomma questo blackout ha creato diversi problemi e anche alcuni danni ai nostri impianti, in particolare al Palasca, para, al ci sono stati dei problemi, ma anche in altri impianti perché è stato un blackout, anche a strutture dell'ospedale. Mi risulta che ci siano stati dei danni, quindi insomma, non vorrei fosse legata a quella. Comunque, per quanto riguarda il, mm, i il lavori del il, campo dell'acqua del, viva. Del, del, dell viva, verificherò e così come verificherò anche per quanto riguarda il, come mai questi problemini diciamo, di acqua calda e di illuminazione del vecchio stadio comunale. Buongiorno, siccome siete tutti bravi a scaricare barile, ma quest'anno ci sarà il rimborso dei libri per la povera gente? Ma il rimborso dei libri per la povera gente non è una cosa che dipende da un'attività che dipende dal Comune, non è che vogliamo fare a scarica barile, però voglio dire chiarezza anche su questo, se arriveranno i fondi ci sarà il rimborso, altrimenti noi per quello che è di nostra competenza noi facciamo tutto, non abbiamo tagliato nulla né a scuola, come abbiamo detto, né a sociale, tranne quelle piccole attività che sono oramai note a tutti. Andiamo avanti con i messaggi, stiamo ancora aspettando la riapertura dell'Ocsep, ci avevano detto settembre, è finito anche ottobre, ci era stato detto che era una questione di giorni, ma sono passati mesi, può darci una risposta certa questa volta? Guardi, ci chiarisca anche il cos'è Casep, perché non so se è una la seconda volta che lo spiega cosa significa una È una struttura che, cosa che è frequentata soprattutto da, 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 diciamo da anziani, ma non solo, insomma una struttura dove si fa ceramica e dove si fa pittura. Eh, diciamo una sorta, chiamiamola così, di, 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 di un momento di relax da parte di persone che magari devono occupare buona parte della giornata e abbiamo, diciamo non è ripartita per mh, problemi eh, legati a, soprattutto diciamo, ad aspetti ovviamente economici, però ecco proprio questa mattina incontrerò la professoressa Magno perché lei diciamo che se ne occupa per vedere di farlo ripartire almeno a novembre, quindi... Quindi in, tempi, anche, in, tempi anche, brevi. in tempi brevi, sì, anche. Brevi. Diciamo una struttura frequentata da 40-50 persone, però comunque che hanno, è, un punto, è diventato un punto di riferimento. È molto importante. Maurizio, buongiorno per cortesia. Fai subito cancellare la segnaletica orizzontale di stop all'uscita della rotonda di Porta Romana, direzione Ponte, perché crea dubbi in chi non è pratico della zona ed improvvise frenate. Con conseguente rischio di tamponamenti allora, per chi segue di l'uscita allora, all della rotonda, rotonda di Porta Romana direzione Ponte, direzione Ponte, all'uscita allora, all <coughs> della rotonda di Porta Io Romana. Credo di, aver capito, credo di aver capito, credo di aver capito, Va bene, faremo un Preso richiesta. atto di questo, andiamo con un altro messaggio. Complimenti per aver bloccato gli accattoni, ma un'ordinanza la farà, questo è un discorso a meno caldo perché eh, c'è stato il blitz eh, sabato ma la domenica erano già pronte frotte di eh, persone che ovviamente eh, questuano anche all'interno dell'ingresso delle chiese, cioè è stato segnalato da più persone. L'ordinanza adesso... che annunciava. Diciamo, ogni tanto diamo a Cesare quel che diceva. Allora, noi sabato mattina abbiamo bloccato. Un, un treno pieno di cosiddetti bucumprà che stavano, venivano probabilmente dalla costa a Teramo, non li abbiamo fatti scendere, e eh, ringrazio la polizia urbana e le forze dell'ordine, non li abbiamo fatti scendere per nulla dal, dal treno, sono risaliti e sono andati via. Oggi stamattina firmo l'ordinanza la, eh, contro l'antiaccattonaggio che per una legge del governo non può, essere, non può durare per più di tre mesi, quindi cerchiamo anche di capire poi... Cosa fa il governo per mettere i sindaci nelle condizioni di poter far rispettare l'ordine pubblico? L'ordinanza sull'antiaccattonaggio non si può fare per più di tre mesi. Che cosa contiene questa ordinanza? Contiene che sia evitato fare accattonaggio su tutto il territorio comunale, che la persona che, per, che diciamo, viene beccata a fare mh, attività di accattonaggio viene eh, diciamo, invitata. A smettere nel caso, perché anche questo dobbiamo rispettare la norma, nel caso in cui non smetta, viene presa, viene accompagnata, viene sanzionata. Allora lei capisce bene che sanzionare uno che fa cattonaggio, Penso che sia anche un paradosso, un beh, però, questo prevede la legge nazionale, dopodiché può essere accompagnato in questura, riconosciuto. Insomma, ci sono delle attività, ma sono dei deterrenti perché oggi, purtroppo, la legge nazionale vieta a tutti i tipi di attività per diciamo, come dire, bloccare questo casi, tipo di discorso. Anche in questo caso, la prevenzione, come esempio sabato, no? l'idea di mettersi a Fare dei controlli ovviamente nei punti di arrivo, no, no. stazione dei bus, stazione dei treni. Lo Certo faremo. impiegherà molto di più il personale, però intanto può essere un'attività un no, no. un di prevenzione. Lo faremo, lo faremo anche perché Pescara ha fatto l'ordinanza, se allora Pescara ha fatto l'ordinanza e Teramo non la fa, è chiaro che chi sta a Pescara viene a Teramo. Se anche Teramo ha l'ordinanza, probabilmente funzionare alle terrenti non verranno neanche a Teramo o ne verranno meno. Ma questa attività non finisce qui. Questa attività di blocco ai pullman, ai treni, verrà ripetuta, magari non dico a scadenze regolari, anche perché magari poi cercheranno altre strade, però un po' random per cercare insomma, di frenare. Ringrazio, ripeto, anche il questore. Perché eh, ci ha dato una grossa mano insieme anche ai carabinieri, il comandante dei carabinieri? Perché devo dire che è stata un'attività interforze che ha avuto un buon esito, ma non ci fermiamo Come qui. Come controllo, ad esempio, anche sui bivacchi sul lungo fiume? Perché anche in e abbiamo caso... risolto anche questo problema perché anche lì siamo intervenuti. Le lamentere erano eh, diverse, si erano formate un paio di. ma ce n'è ancora un'altra che, che in settimana andremo a smantellare, eh, grazie anche a diverse segnalazioni. Eh, siamo intervenuti e intanto abbiamo rimosso quel primo bivacco. Eh, purtroppo è, è, è un problema del, dell'intero territorio perché poi, vede, quando eh, diciamo il sistema di controllo dell'immigrazione è fuori controllo, come accade nel nostro paese, eh? e poi accadono anche queste cose: capisce perché? Perché, vede, eh, le persone che anche sono. Anche perché c'è un problema anche di di tutela sociale per gente che comunque vive in mezzo alla strada. È sempre un po' dispiacevole. Ovviamente no, cacciare sì, gente che ha bisogno anche questa no, stessa probabilmente io, dubbio, di un non, aiuto e di una mano. Non c'è dubbio, però forse qui diciamo, anche alcune forze politiche so, hanno ragione, il problema va affrontato alla radice, non va affrontato dopo, il problema va affrontato alla base e credo che non ci sia la volontà di far questo perché ripeto, noi abbiamo a Teramo anche 50 immigrati che però sono stati, che sono venuti a Teramo, sappiamo dove abitano, sappiamo diciamo, anche tutta una serie di cose, cioè siamo a conoscenza della presenza di queste persone e questi possono essere anche controllati e vengono controllati. Poi sono tante persone che invece sono a Teramo ma che noi non ne conosciamo né l'esistenza né la presenza e questo crea dei problemi. Eh, caro signor Sindaco, di noi non parla nessuno, sono di Nepezzano, manca l'illuminazione da due mesi, noi le tasse le paghiamo, eh, la vi, eh, via Anna Magnani è isolata dal buio totale. Lei mi ha anche scritto su Facebook, quindi eh, conosco il suo problema, eh, il problema eh, diciamo è, di, è un problema piuttosto serio, insomma che ci vorrà qualche risorsa per risolverlo, ma lo risolveremo. Insomma, è un problema eh, di, di impianto del, della pubblica ma insomma un problema non da pochi ci spiegavo anche l'altra volta che c'è un problema rispetto all'altro no, l'altra la volta parlavamo di, di un soldi. discorso invece delle opere urbanizzazioni se sì. sono state cedute o meno questo è un discorso io. caro Sindaco buongiorno siamo attrezzati a fronteggiare un'emergenza alluvione come purtroppo sta succedendo in alcune città italiane a vedere i tombini del centro città che si allagano le prime, alle si allagano le prime piogge redine mi sembra proprio di no, ma ripulisce mai qualcuno? Grazie. Allora, prima, diciamo, quando c'è stata l'allerta meteo, insieme alla Terma e al Comune abbiamo fatto una prima attività di, di pulizia dei tombini e quindi, diciamo, bisogna continuare e lo faremo. Ma guardi, noi siamo attrezzati a fronteggiare un'emergenza alluvione. Un'emergenza alluvione come quella che sta accadendo eh, nel, nel, nel nord Italia è difficile da fronteggiare. Però, come vede, eh, diciamo, l'alluvione avviene sempre in, ter in territori, che non hanno avuto rispetto dell'ambiente, cioè sia nella città di Genova o nella città anche di diciamo, dove c'è stata l'alluvione. Abbiamo visto ah, canali artificiali costruiti all'interno della città, cioè eh, voglio dire il fiume prima o poi si riprende diciamo, il suo letto, come, come dice un vecchio proverbio anche abruzzese. E quindi bisogna stare molto attenti su questo. Era una città tra due fiumi, noi tutto quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto, abbiamo anche liberato, per esempio sul ponte a catena c'era stata anche una segnalazione nel passato. Prima di cui abbiamo liberato quei tronchi che comunque potevano eh, creare un problema, cioè, tutto quello che possiamo fare abbiamo fatto a titolo di prevenzione, è chiaro che poi bombe d'acqua come quelle che stanno cadendo al nord sono di difficile, però sicuramente l'attività di prevenzione con la pulizia di tombini è fondamentale. Andiamo Quindi. avanti. I messaggi sono sempre tanti, purtroppo noi possiamo leggere quelli che sono in ordine di arrivo, diciamo così. Buongiorno Sindaco, chissà se Babbo Natale finalmente farà accendere queste benedette luci, oppure dobbiamo aspettare ancora? Lei eh, non sa la sera cosa significa rientrare nel buio totale, grazie. No, per me va bene, Vi vorrei capire quale luci dovremmo accendere, perché il cittadino si è dimenticato di indicarci... La zona ora. Intanto, probabilmente la... farò riferimento alle luminarie di Natale, ci può dire qualcosa, per ah, esempio, lumina... su questo? non credo che faccia riferimento alle luminarie di Natale. Noi però... prendiamolo anche come questo, come spunto. Ma guardi, sulle ragionare. luminarie di Natale noi faremo quello che riusciremo a fare, cioè poco. Eh, chiederemo l'aiuto e, e giovedì c'è un incontro con, le, con i commercianti per parlare anche di questo. Eh, sicuramente ci sarà il concerto di, ca di Capodanno. Stiamo cercando ovviamente. Come è accaduto anche per Sporto 8 le Stelle sponsor eh, esterni, perché noi non è che potremo, eh, diciamo, mettere a disposizione, non abbiamo la possibilità di mettere cose a disposizione, ci sarà l'albero di Natale in piazza, poi magari ne parleremo nei prossimi, nelle prossime settimane e cercheremo di fare anche eh, diciamo un, un po' di, di luminare. Io credo che l'ambiente, il Natale è, è fatto anche da, 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 diciamo dal, nel creare il giusto clima, no? cioè la festa per me è la festa più importante dell'anno, quindi qualcosa faremo sicuramente, ne stiamo parlando in questi giorni, giovedì incontriamo i commercianti, eh, le associazioni, parliamo, parleremo con loro anche di questo e cercheremo di capire cosa si può fare sicuramente cercheremo di garantire per il territorio frazionale almeno come è stato fatto negli altri anni l'allaccio dell'energia elettrica poi le frazioni hanno sempre provveduto da soli per questi tipi di attività. E' mai possibile che non si riesca a trovare una soluzione al traffico di circonvalazione spalato? Da 40 anni chiediamo aiuto ai sindaci senso unico o, ai più, o più dissuasori? Il lotto zero non ha risolto il problema velocità. E non lo risolverà ma guardi noi siamo pronti finalmente la settimana scorsa c'era, ci ha rimesso eh, tutto il progetto con tutti gli interventi. Adesso, così come abbiamo detto, ne parlavo ieri con la storia di Giovan Giacomo, eh, noi attraverso questo patto per la città ne discuteremo con i residenti a seconda della zona, eh, lì si prevede il senso unico con una serie di parcheggi da un lato e una, un percorso pedonale protetto dall'altro. Eh, stiamo riflettendo e, di, e vedendo bene, anche secondo i flussi di traffico, qual è il senso migliore, cioè dalla Rotonda all'Argomento delle Grazie, delle Grazie alla Rotonda. Eh, ripeto, c'era credo l'altro giorno, giovedì scorso, ci ha rimesso il progetto, eh, lo verificheremo degli ultimi aspetti e poi ne discuteremo con la città. Sono d'accordo, conosco bene eh, il traffico di circolazione Spalato, mi fa anche piacere... O, meglio, diciamo, mi, mi, mi solleva un po' dalla responsabilità il fatto che sono 40 anni, quindi diviso 5 sono, diverso, sono circa 8 sindaci, 8 che, sindaci che cercano di risolvere, risolvere, questo risolvere questo problema e non si è mai risolto. A me, come a tanti altri, la pratica terremoto è stata terminata e liquidata. Caro PD, finiscila, questo è no, un vabbè, ma insomma, riferimento polemico. Ma non è un riferimento polemico, la politica va fatta su cose concrete, non si possono raccontare frottole ai cittadini. Ripeto, io spero che il sindaco di Montorio si muova a chiudere questo bando. Ora l'ordine degli ingegneri l'ha osservato, va bene, tutto quello che è, lo faccia come lo deve fare, secondo quello che prevede la legge, ma faccia questo bando e, e facciamo in modo che le nostre pratiche possano andare a Montorio così come è previsto, non ce lo siamo inventati noi. Vediamo ancora prima di lasciare il sindaco. Oh, la convenzione è stata firmata con il comune di Montorio, è stata firmata a dicembre dello scorso anno. Noi abbiamo portato in consiglio comunale firmato la convenzione a ma dicembre dello scorso anno. adesso anche su questo approfondiremo. Buongiorno, sindaco. Quartiere San Benedetto. Perché non parte dalla parla delle vecchie promesse mai realizzate e da voi dimenticate, ma non da noi? Via Raffaele Pagliaccetti, Campo Polivalente, in via Luigi Marcozzi, il famoso Campo Polivalente? Allora, ah, ovviamente da, il, il, il messaggio è ancora più lungo: i ragazzi, in questo quartiere più di qualche centinaio, non hanno nessun punto di aggregazione. Mentre a Villa Pavone volete spendere 400.000 euro per coprire il campetto dove non c'è utenza di ragazzi? Perché, Antonio, non, non si può dire questo, non si può dire che a Villa Pavone non c'è utenza di ragazzi. Ieri ho scritto su Facebook un messaggio sugli interventi che faremo qui. Allora, ne approfitto, ne approfitto un attimo velocemente, poi rispondo. Allora, abbiamo, eh, ieri c'è stata la convenzione con Globo che metterà a disposizione 600 mila euro di opere d'urbanizzazione che verranno utilizzate per l'arretramento della stazione. Ci sarà il percorso vita, quasi 700 mila euro di fondi PISU, l'intervento di, di recupero dell'Exadone, l'intervento di recupero del, eh, dell'ex Aquila eh, il riparte lo svingo dell'8-0, un cittadino mi ha scritto dicendo queste sono le priorità di Teramo, questo territorio credo che abbia diritto, come tutti gli altri territori, a vedersi, a vedersi, a vedersi migliorato quantomeno e, e a cercare una via di sviluppo. Così vale anche per Villa Pavone, Villa Pavone non, è nulla, non ha niente di meno, di collatterrato via Pagliaccetti e nei programmi dell'amministrazione, oggi i progetti devono andare uno dietro l'altro, non possono andare uno accanto all'altro. E bisogna stabilire anche un criterio di priorità. Il quartiere di, collater di, di Collaterrato ha altre strade, non è quella l'unica strada, quindi arriverà nei tempi e nei modi. Sul campo polivalente anche lì. I fondi sono previsti perché sono fondi dedicati e arriverà anche il campetto polivalente. Sindaco, io lo so, bisogna stabilire delle priorità, non si può fare tutto insieme. Io eh, apprezzo questo suo sforzo che eh, mette molta passione in questa, in questa situazione, tanto mentre mi raccontava eh, questa, questo percorso vita, questo progetto della Gammarana Exadone, io immaginavo anche come sarebbe bello vederla realizzata, però poi se torniamo ai problemi che mi diceva prima, no? il sale i cantieri aperti, la crisi, il, la difficoltà di avanzamento, il privato che si impegna nelle opere di urbanizzazione che poi... Promette e probabilmente poi non mantiene, ma eh, quando si riesce a chiudere una prezzo no, quando no. vedremo noi un futuro perché di questo progetto Perché dice che di il privato genere? promette e non mantiene il signor eh, diciamo globo. No, no, io sto parlando della specificità. Ha versato ieri, ieri, globo, eh. ieri Dico in generale. Ha versato ieri privato. le risorse. Perché non cominciamo ancora con globo? Ha versato ieri le risorse. Per, ma vedi, il vostro compito non è quello di iniziare qualcosa per poi andare a scovare chissà che cosa, il vostro compito è quello di, di, di dipingere la realtà così com'è, cercando di essere il più asettici possibili. Le vedremo nei tempi e nei modi che il tempo attuale di crisi ci permette. Io ho fatto l'assessore dei lavori pubblici. Nel, quando Chiodi mi ha nominato sindaco, ho aperto 31 cantieri, ne ho chiusi 29. Erano altri tempi. Il mondo nel, nel frattempo si è. Rigirato 7-8 volte eh, per 7, 8, allora lo faremo, quindi sono fondi. L'arretramento sono fondi delle RFI. La prossima settimana sono a Roma per chiudere il processo amministrativo iniziale, quello progettuale. È chiaro che quello che prima si faceva in un anno, adesso io, probabilmente ce ne vogliono ma io due o tre. Anche lei Sandra non si è stancato di fare incontri su incontri su incontri. Per rivederci a firmare e poi ma aprire eh, quest'atto? No, idea. Dell L'arretramento della ferrovia eh, ne parliamo da, da, tante, da tanti altri. Certo, certo, ma anche lì, anche lì. Lei sa bene le difficoltà che ferrovie dello Stato attraversa. Il fatto di essere riusciti a lasciare quei fondi lì. Parliamo di, del, sindaco, del mio amico Sindaco Francesco Mastromauro, Francesco non me ne volere è un esempio. Anche Francesco Mastromauro ha i fondi Pegasus per la stazione di Giulianova. Le risulta che sono stati fatti? E mettiamo che Francesco sia più bravo di me nel volerli spendere. E questo è il segno dei tempi. E tra l'altro un sindaco, un buon amministratore, deve pensare sia al quotidiano, deve pensare sia ai problemi di oggi, ai Pulmini, all'asfalto, all a via Savini, ma deve pensare pure a programmare una città, magari non più da qui a tre anni o a cinque anni, ma deve, dovrà lasciare qualcosa di programmato che poi chi verrà magari la cambierà, la modificherà, la sistemerà, la aggiusterà. Però il compito di un buon amministratore è anche questo guardare anche il futuro, non guardare soltanto il presente. Andiamo avanti se c'è qualche messaggio perché chiudiamo con gli ultimi due in questo momento, ma il conclave non si poteva fare a San Gabriele, così quanto ci costa e chi lo paga? Allora, quanto, quanto costa ai cittadini? Niente, perché costa ognuno se lo paga per conto proprio, costa i costi quindi sono, ognuno se lo paga per conto proprio, lo potevamo fare a San Gabriele, l'abbiamo fatto in Abruzzo, l'abbiamo fatto nelle Marche, adesso lo facciamo in Umbria, ma è un momento anche in cui la maggioranza si vuole, vuole, vuole per un attimino evadere diciamo dalla, dalla realtà cittadina per eh, meglio, insomma, come meglio schiarirsi meglio le idee se così possiamo dire, quindi ecco perché abbiamo scelto questo posto, Gualdo Tadino piuttosto che San Gabriele o piuttosto che Assisi noi, noi però ci tengo a dire perché non facciamo strumentalizzazioni ognuno paga per conto proprio e ci mancherebbe è probabile che noi ci saremo a stampa voglio dire eh vabbè, ma è un bel posto per cui passerete anche voi <ride> un bel weekend qualcuno ha, ha, ha fantasticato anche su questo esilio tra virgolette Sindaco eh, buongiorno Può darci un aggiornamento sullo stato dei lavori al nuovo parco giochi in zona Madonna delle Grazie? Grazie, saluti. Allora credo che i lavori sono a buon punto, hanno fatto le, le piattaforme in cemento, in cemento. adesso diciamo, dovranno mettere il pavimento quello diciamo, che protegge i bimbi e poi verranno montati i giochi. Quindi ci siamo, è un Anche questo, anche questo. Io avevo detto che i, che i parchi giochi sarebbero stati pronti per gennaio, va bene, e purtroppo siamo arrivati a novembre e che entro la fine di novembre ce la faremo, ma lei pensi che per colpa mia o perché io non ho voluto? No, beh, quella più clamorosa sì. probabilmente è stata quella sul corso, a proposito di come stiamo sul eh, cantino del sul corso. sul corso stiamo che allora è uscita una nuova legge, uno sul corso la voglio dire un, è uscita una nuova legge per cui abbiamo dovuto richiedere alla regione un eh, via libera per quanto riguarda l'impatto luminoso? Oggi esiste, esiste una legge sull'impatto luminoso, quindi abbiamo dovuto avere un ulteriore permesso su qual è l'impatto luminoso eh, di illuminotecnica sul corso. Quindi eh, abbiamo impiegato un po' di tempo. Eh, dov Dovremmo fare ulteriori saggi. La sovrintendenza ci ha chiesto ulteriori saggi lungo il corso. Quindi da qui a qualche settimana vedrete degli scavi lungo l'intero corso. Cioè guardi, davvero, ora non è che lo dico io diciamo. Finirò di fare il sindaco perché questo è il mio secondo mandato, ma io le dico che se questo governo non decide di sburocratizzare questo paese, noi non usciamo da questa fratta, come si dice in gergo. Non c'è nessuna possibilità. Stai parlando nuovo Sicuramente però, però ripeto andremo in gara entro la fine dell'anno e eh, ovviamente l'inizio dei lavori è ovviamente non che può essere per la primavera, Vi incontreremo nuovamente i commercianti, così come abbiamo fatto una volta, per decidere con loro un cronoprogramma, per quello sarà un lavoro forse un po' più difficile, un po' più impattante, però comunque i fondi ci sono e li dobbiamo spendere. Grazie Sindaco, grazie anche a Destate spettatori, buona giornata, ci scusiamo per tutti quei messaggi che sono in fila in regia, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ce ne sono almeno altre eh, tante decine. Eh, sarà per il eh, prossimo martedì tra 15 giorni che rincontreremo il signor Brutti. Grazie, fine alla regia. Buongiorno al dottor Carlo Dugo. Carlo Dugo è il responsabile dell'unità operativa complessa di radioterapia dell'ospedale Mazzini eh, di Teramo. Siamo in piena attualità perché proprio questo reparto ha tenuto a battesimo sabato scorso eh, l'arrivo di un importante macchinario che adesso... Con il dottor Dugo vedremo un po' più nel dettaglio di quello che ci hanno riferito ovviamente le cronache dei giornali e anche i nostri telegiornali di questo acceleratore lineare. L'importanza, il valore, soprattutto quello che è, come ha sottolineato anche il direttore generale di Teramo, eh, una speranza in più per eh, tutti i malati. E voi adesso siete in possesso di una uh, macchina, di una tecnologia che vi aiuta ancor più nella battaglia quotidiana contro questa malattia, la malattia del secolo, la malattia dell'era, de, dell di tutte le generazioni, il tumore. Ecco, voi avete un acceleratore generale, eh, lineare scusate, eh, che ha un grosso valore eh, soprattutto terapeutico, oltre che il valore tecnologico, perché è frutto della ricerca ovviamente applicata alla medicina. Sì, tratta? innanzitutto c'è stata una peculiarità, una, anzi un'anomalia, se si è stata fatta un'inaugurazione, quando la macchina già era in funzione, quindi noi già avevamo, trattato, avevamo iniziato la nostra attività due settimane prima, e quindi già questa è un'anomalia di questi tempi. E, e dopo, cosa dire? È una macchina che certamente ci dà un'arma nettamente migliore e maggiore nei confronti de, eh, di questa malattia. E, mh, è stato detto molto su questa macchina, già anche sabato, anche in interviste precedenti. Eh, una cosa che voglio dire, che probabilmente non è stato detto e perché non l'ho visto riportata, è che eh, nella gara con la quale è stata acquisita questa macchina, erano comprese tutto un insieme di sistemi operativi che dopo sono stati modificati. Ad esempio già da marzo è in funzione un attac dedicata alla radioterapia, noi abbiamo un attac nostra. Eh, prima di marzo noi con i nostri pazienti andavamo in radiologia, sfruttavamo. TAC della radiologia, quindi con altre caratteristiche. Invece da marzo abbiamo la possibilità di sfruttare una nostra TAC con una caratteristica particolare, ossia quella di avere un anello, un Gantry, un po' più ampio. Questo permette il passaggio del paziente in determinate posizioni che dopo sono le stesse con le quali noi effettuiamo il trattamento. Oltre questo, siamo riusciti ad acquisire, sempre con quella gara, eh, un nuovo sistema informatico di record and verify. Cosa significa? Noi adesso abbiamo la possibilità di eliminare completamente il cartaceo, quindi i nostri eh, amministratori amministrativi o eh, infermieri riescono a, a scannerizzare i documenti, tutte le informazioni del paziente passano nei vari computer, nei nostri monitor, quindi noi è, credo che siamo i primi a Teramo, ma anche in Regione io non ho altre notizie al riguardo perché noi non abbiamo cartaceo nel nostro, sui nuovi pazienti. Non solo. Il terzo e ultimo sistema operativo, che sarebbe quello del eh, TPS, che è una acronimo per Treatment Planning System, eh, è stato modificato, è stato cambiato radicalmente. Questo che que cos'è? Eh, quando noi effettuiamo l'attacco di un paziente, queste immagini le inviamo in questo sistema. Questo sistema ci permette di identificare il tumore, le strutture limitrofe che vogliamo contornare e su queste immagini noi elaboriamo il piano di trattamento. Quindi, in fin dei conti, noi nell'arco di un anno abbiamo modificato radicalmente tutti i nostri sistemi operativi e anche il nostro modo di operare anche il parco di attrezzature perché voi lavoravate con un acceleratore lineare che è datato 2002, 2002. 2002. 2002, 2002. 2002 sì. ecco adesso insomma, non è che siete su un altro pianeta ma sicuramente no, avete sì. una potenzialità anche terapeutica certamente nettamente sì. maggiore eh, ehm, devo dire che comunque questo acceleratore l'acceleratore del 2002 è tuttora funzionante e per alcune patologie va benissimo il 60% dei nostri pazienti sono um, pazienti che hanno una neoplasia delle mammelle. È un trattamento elementare per noi, ehm, scevro da grossi effetti collaterali e quindi questi pazienti continueranno ad essere trattati su questo acceleratore. Altre malattie, che hanno caratteristiche biologiche e anche anatomiche diverse, ehm, saranno, si gioveranno certamente del nuovo macchinario. Eh, andando un po' nel dettaglio, cercando anche di farci un po' capire ai nostri telespettatori, intanto quali, eh, quali tipi di distretti potete analizzare o trattare con questa macchina? Immagino eh, tutti, se non quali. E soprattutto che tipo di tecnica utilizzate? Cioè un paziente una volta che viene inserito, così, in questa eh, macchina, eh, che, che tipo di trattamento ottiene? Cosa si fa sul paziente? Eh, allora, eh, alcune premesse. Questa macchina ci è stata riconsegnata dopo cinque mesi di lavori, ci è stata riconsegnata a maggio. Da maggio adesso eh, la macchina ha, eh, sulla macchina sono stati dovuti effettuare delle valutazioni dosimetriche e tuttora sono in corso. Noi disponiamo di questa macchina, macchina un'ora, due ore al massimo, perché queste prove dosimetriche sono indispensabili dopo per poter effettuare le tecniche speciali che noi vogliamo adottare. Ehm, quindi attualmente abbiamo un utilizzo limitato della macchina appunto perché ancora non è stato finito il commissioning. È una macchina che ci permette, ci permette allo stato attuale stiamo sfruttando soltanto una tecnica diversa da quella eh, utilizzata con il vecchio acceleratore, ossia quella di garantire la riproducibilità del trattamento, che è una caratteristica indispensabile, perché questa macchina monta un TAC all'interno del, del proprio apparato. E questo ci permette di poter visualizzare ogni giorno la zona che noi andiamo a trattare. I risvolti positivi sono infiniti. La tenete sempre, sempre sotto costante controllo, sempre, la vedete sempre. L'esempio che ho fatto, non a caso, noi abbiamo, abbiamo deciso di trattare un tumore della prostata come primo paziente, perché la prostata è un organo che può modificare la posizione in base al grado di riempimento degli organi limitrofi, ossia della vescica e del retto. Quindi, se il paziente un giorno ha bevuto un po' di più. Il riempimento della vescica potrebbe determinare uno shift, un, un, uno spostamento della prostata. Questa macchina ci permette ogni giorno di visualizzare se il paziente è posizionato correttamente e se l'organo all'interno del paziente è sempre nella stessa posizione. Questo cosa ci permette? Faccio un esempio, il tumore della prostata è, un, è una malattia dose dipendente, ossia a secondo della dose che tu utilizzi hai dei risultati diversi. Avendo la certezza di trattare sempre, questa malattia, sempre, quella, eh, sempre la malattia, noi possiamo pensare di incrementare la dose, contestualmente riducendo i margini di sicurezza che noi diamo per comprendere la malattia, riduciamo contestualmente anche gli effetti collaterali sul, eh, sul retto e sulla vescica, che sono i due organi critici circostanti. Dottore, quando lei parla di dose, dose che noi diamo, vogliamo ecco, mm. spiegare un po' di che cosa si tratta. La dose e l'unità di misura è espressa in grey, è un discorso un po' tecnico da fare, però sono delle radiazioni, è come, come se avessimo un bisturi virtuale, quindi andiamo a determinare eh, eh, la morte delle cellule che noi andiamo a irradiare. Logicamente questi macchinari ci permettono di conformare molto bene la dose, quindi di dare il maggior dose, la maggior dose possibile sulla, sulla zona che noi vogliamo trattare risparmiando i tessuti circostanti. Ecco, nella vostra mh, eh, attività di medici, in questo caso specifico, quanto siete stati seguiti eh, dall'amministrazione, cioè dal, da, dall'ente, nello scegliere, nel individuare la necessità e anche scegliere no, come priorità eh, la possibilità di avere a disposizione un macchinario del genere? Di solito il medico sa che più strumenti ha a disposizione, più eh, riesce no, nella sua attività professionale ad avere dei risultati. Ecco. Eh, non sempre però trova come dire, la corrispondenza mm. di chi non fa il medico nelle scelte e soprattutto nel capire quanto sia importante quella macchina. Ma io eh, mi ricordo che già dai primi anni del 2000 eh, la radioterapia non aveva questo, no, questo ruolo. E vuoi eh, per le migliori eh, conoscenze radiobiologiche della malattia, vuoi anche per la migliore dotazione strumentale di cui disponiamo adesso, eh, con il tempo... Ha preso tutta un'altra importanza. Eh, noi già l'abbiamo detto questo nel 2002. Eh, era già stato costruito il secondo per appunto perché era previsto un secondo acceleratore lineare. Il problema è che eh, questi sono macchinari molto costosi e quindi ci vuole la ferma volontà, eh, convinzione da parte dell'amministrazione di investire questi soldi. Eh, sono passati molti anni, forse troppi. Però adesso godiamoci questa nuova macchina. Quanto costa la macchina del genere? Eh, questa, il Trilogy costava 2 milioni di euro 2 milioni di euro con alti costi per la manutenzione anche perché sono macchinari estremamente sensibili ecco, ovviamente ce ne sono poche di macchine in Italia di questo tipo? in Abruzzo ce ne sono 4 cioè ci sono 4 centri di radioterapia da quello che so io l'Aquila e Pescara stanno su un unico acceleratore sì, adesso vediamo un attimo un messaggio che ci ha il telespettatore. Chi è che adesso prenderà, inizierà la proprietà del secondo acceleratore, quindi si troverà una situazione simile alla nostra? Vediamo cosa ci dicono. Caro dottore, <susurra> voglio fare dei complimenti perché mi ricorda Simon Lebon, sì, bello Simon Lebon. e bravo. Grazie. È importante che sia anche, come dire, mm. eh, eh, ha una eh, nomea ovviamente molto positiva il fatto che ma no, eh, allora, questi, molto... questi sono complimenti che fanno sempre piacere perché sarebbe dei pochi certi complimenti eh, più graditi sono quelli che riguardano l'aspetto Professional, professionale che problema avete avuto con la mancanza di energia elettrica? E immagino che voi siete abbastanza protetti sotto questo aspetto perché altrimenti no, sarebbe no, un problema no, questo no. mi preoccupa sì. purtroppo no perché non ci sono gruppi elettrogeni che supportano questo tipo di energia e quindi il, il problema quale Certo, dopo una volta che torna l'energia, noi riprendiamo la nostra attività. Il problema è che in passato sbalzi di corrente hanno determinato dei guasti. L'anno scorso ci siamo dovuti fermare un paio di giorni per questo motivo. E adesso stiamo andando, tutto sommato, stiamo garantendo. Uh, la terapia però con qualche piccolo di servizio negli orari, quindi spostando i pazienti. L'inaugurazione di sabato che è stata anche come dire, molto scenografica, bella, eh, ben organizzata, ehm, ci è sembrato anche che abbia eh, posto una, un, anche un nuovo tipo di approccio verso eh, l'utenza, comunque verso il grande pubblico, cioè eh, non portare soltanto la spiegazione tecnica e quella politica eh, di una scelta di questo tipo, ma portare anche le testimonianze di persone che hanno avuto purtroppo a che fare e hanno ancora a che fare Qualcosa con il tumore, ecco. Eh, qual è la sensazione dei pazienti e eh, il contatto che voi avete con loro, soprattutto anche con i loro familiari? Sentono questo impegno da parte vostra e anche condividono con voi i risultati? Che eh, almeno a quanto abbiamo sentito sono anche soddisfacenti per molti versi? Sì, no, nel senso, innanzitutto, in colgo l'occasione per ringraziarli perché queste testimonianze hanno avuto un risvolto completamente diverso dalla solita di inaugurazione che poteva essere poteva prendere un andazzo, esclusivamente politico o, o clinico. E da parte loro c'è stato un grosso atto di coraggio perché non tutti sono così ben disposti a parlare di questo problema e io una cosa che ho preteso da parte del personale è l'estrema sensibilità gentilezza e rispetto nei confronti di questi pazienti una cosa di cui io vado fiero del mio reparto è l'estrema puntualità con cui vengono effettuati i trattamenti questo perché perché il termine tumore racchiude un insieme di patologie che è estremamente eterogeneo e, e sistematicamente ogni volta che trovo una sala d'attesa affollata, eh, nell'ambulatorio successivamente trovo esempio, il paziente e dico, dottore, ma io mi riduco come quello che sta in carrozzino, che sta sul letto. Eh, le spiego, eh, ho già detto prima che il 60% dei pazienti sono tumori della mammella. Il tumore della mammella ha una percentuale di guarigione che è quasi del 90%. Cosa significa? questi sono pazienti che vengono la prima volta, fanno la terapia quel ciclo un mese, un mese e mezzo, e dopodiché hanno risolto definitivamente il problema. Contestualmente noi troviamo dei pazienti che Lottano, effettuano più lunghi, forse ma peggio perché fanno, perché fanno dei trattamenti esclusivamente palliativi, quindi per controllare il dolore e che non impattano sulla guarigione o sulla sopravvivenza del paziente. Quindi far confrontare, un far confrontare certo. questi pazienti e metterli all'interno di una stessa sala d'attesa è, dal punto di vista psicologico, certamente deleterio. Il futuro però eh, non è soltanto questo, nel senso, non ci fermiamo qui. Mi diceva che ci sono possibilità per avere qualche altro macchinario, sì, sicuramente un altro sì, acceleratore. Sì, 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 e questo sarà, sarà un macchinario. Allora, il, il Trilogy che attualmente è in attività, che ha preso. Due o tre settimane fa ci permette già adesso di fare tutto quello che noi eh, vogliamo fare. Eh, il successivo macchinario, ehm, quello che io mi auguro, mi auguro mh, possa iniziare mh, i lavori all'inizio dell'anno, sarà mh, veramente quasi unico nel suo genere. Ci spieghi, è in costruzione un altro bunker oppure c'è spazio già pronto no, per raccogliere un altro acceleratore? Andrebbe a sostituire l'acceleratore del 2002. Vabbè, e qui dovreste la possibilità di effettuare sì, ovviamente sarebbe, sarebbe una reale. portata, ovviamente i pazienti molto più importanti. Certamente, sì. Bene, Certamente allora, sì, anche con una potenza maggiore, quindi insomma più preciso, più potente. Anche perché vorrei... in questo caso la tecnologia evolve per in dire, sì, molto sì, rapida. Sì, molto rapidamente e lì sarebbe proprio la chiusura del cerchio. Bene, dottor, eh, dottor Dugo, grazie per questa grazie spiegazione. Eh, noi cerchiamo di, eh, come dire, di seguire ancora una volta come sarà l'evolversi questo sviluppo sanitario, la ringrazio per aver partecipato con noi e averci spiegato questa cosa io vi do appuntamento alle, eh, alle edizioni del Tg, grazie per aver seguito prima di tutto, prima di lasciare vogliamo eh, dare un attimo questo ultimo messaggio, applauso al dottor Dugo per la sensibilità di approccio al paziente, mio nonno di 92 anni entrava nella radioterapia col sorriso reparto di non comune cordialità certe cose non si dimenticano questa sì, sì. è una queste bella sono, queste sono le nostre gratificazioni maggiori eh, ci dicono un attimo dalla regia che probabilmente ne abbiamo ancora un altro, anche questo ovviamente eh, è il senso della nostra, della nostra diretta. Eh, I nostri spettatori sono sempre molto attenti a quello che succede nelle nostre puntate. Ecco, l'umanità, la professionalità e la disponibilità del dottor Dugo mi hanno permesso di affrontare i momenti più duri della mia vita. Grazie. Mia e del reparto, questo ci tengo. Eh, mi riempie ancora più dell'orgoglio quando uno fa il complimento al reparto e non alla mia persona. È un lavoro di squadra anche questo. E questo sicuramente fa bene perché questi sono i, i messaggi e le testimonianze della buona sanità che eh, purtroppo non prende sempre tanto spazio eh, sulla stampa e sui media, ma che c'è e ce n'è sicuramente tanta. Grazie per averci seguito. L'appuntamento per il TG Informazioni delle Ponte alle ore 14. Buona mattinata.